grazie per essere qui, naturalmente, grazie a tutti voi, soprattutto grazie a Paolo Pinasco e a Michele Di Mauro. Fosse stata una condizione diversa da quella attuale, credo che avremmo avuto tutta la compagnia, che come sapete non è proprio in questo caso ridotta numericamente, e sarebbe stato anche bello, ma meglio così, diciamo, precauzione, va bene così, meglio per tutti. E in ogni caso abbiamo due straordinari protagonisti di questo lavoro. Il lavoro ha debuttato ieri sera, come sapete, quindi immagino che non tutti, o forse pochi di voi, siamo già riusciti a vederlo. Come sapete, vivrà sulle scene del Carignano per un mese, perché arriva fino al 16 gennaio, se non ricordo male. Ho detto vivrà appositamente, nel senso che questo è un tipo di teatro, il tipo di teatro che fa Valerio, che imposta insieme a Michele, insomma, un teatro che non vive di repliche semplicemente come normalmente si intende, ma è un teatro che quando debutta poi vive, comincia a vivere, comincia la sua vita. Quindi io per esempio senz'altro tornerò a vederlo, anche perché mi è piaciuto molto, ma non solo, perché ho la percezione precisa, in generale ce l'ho sempre quando vedo i lavori di Nasco, ma ieri l'ho avuta con forza, l'idea di un lavoro che ha cominciato un suo percorso di vita, e quindi lo vedrò fra qualche giorno, o quando riuscirò, e sarà senz'altro modificato, perché appunto un lavoro teatrale con questa caratteristica così fortemente teatrale come il lavoro di Valerio, e questo in particolare, adesso comincia il suo percorso di vita, appunto, che vi auguriamo bello e intenso come è stato ieri. Limito le mie parole iniziali, perché siamo ovviamente venuti a ascoltare loro, e quindi gli do subito il microfono, partendo magari da questo. Credo che sappiate quanto nel lavoro di Valerio Pinasco è presente Shakespeare, forse non tutti sanno quanto è presente Shakespeare, lui ha diretto, forse è ancora viva la compagnia Shakespeare, un po' più, no, comunque per molti anni ha dato vita, diretto una compagnia che si chiamava non a caso Popular Shakespeare Company, questo a dire quanto Shakespeare, diciamo, sia per Valerio un elemento ricorrente e importante. Forse possiamo partire da qua, Valerio, cioè scegliere Shakespeare per in questa occasione, come avete detto nel programma di sala, lui ha voluto sottolineare il fatto che siamo qui a ripartire in qualche modo, e che lui è qui con i suoi attori a ripartire insieme a noi come pubblico, il fatto di partire da Shakespeare, forse da questo Shakespeare, che è un testo comico, ma come sempre in Shakespeare, in cui c'è un po' di tragico, quando Shakespeare è tragico c'è un po' di comico, è una delle bellezze di Shakespeare, e forse partire da Shakespeare e da questo testo in particolare, che insieme leggero e complesso, e lui è riuscito a restituircelo davvero, come dire, molto intensamente leggero e complesso insieme, comico ma anche tragico insieme, forse questa scelta non è casuale, giusto? Allora, innanzitutto grazie di essere qui, mi alzo se ci vediamo tutti perché sennò vedo solo le prime due file, e grazie di essere qui, non è una cosa da poco che anche in una iniziativa come Retroscena ci sia tanta gente che partecipa, perché tutte le seggioline sono state occupate, e è un momento questo per tutti quanti noi complesso, no? L'idea poi di ritrovarci, di far ripartire le attività pubbliche dove il pubblico è il vero protagonista, non era affatto scontato, sembrerebbe che ci stiamo riuscendo indipendentemente da quello che leggiamo sui giornali eccetera, e questo tutte le volte che mi chiedono ma se ha senso fare il teatro, perché dare la priorità a certe attività anziché altre, io non so mai cosa rispondere. E adesso saprò cosa rispondere, cioè dico la gente lo vuole, non sono io a volerlo, io sono costretto a volerlo perché non so far altro nella vita, non mi è impossibile evitare di farlo. E quando mi chiedono perché insisti anche in un momento come questo, insomma, mi viene messo molto in dubbio, no? Il senso proprio del nostro lavoro.
non ho mai saputo bene rispondere, ho invidiato i miei colleghi, dicono oh, l'arte è necessaria, il teatro è necessario, dicono ma a cosa? Non ho mai capito bene a cosa, se non a me per poter vivere. Il pubblico lo vuole, il pubblico viene lo stesso, due ore e mezza con la mascherina, seduti lì, i teatri nostri sono gremiti di persone, ci sono liste d'attesa e quindi non c'è bisogno di dare risposte perché decade la domanda, non ha più senso la domanda stessa. Quindi grazie di essere qui, è bellissimo, è importante, mi restituisce un senso che avevo temuto di perdere durante questo bruttissimo faticoso periodo. Veniamo a Shakespeare. Non ho molto da dire su Shakespeare, se non cose scontate che leggereste sui libri espresse molto meglio di come le posso esprimere io. Mi accorgo però da questa domanda che mi fa in questo momento il mio amico Armando Petrini, che è ricorrente per me andare a cercare qualcosa in Shakespeare e quasi sempre accade in momenti di crisi. In questo caso una crisi del senso, altre volte c'è stato altri tipi di crisi di cui vi parlerò. Il mio primo incontro vero e proprio con Shakespeare l'ho fatto molti anni fa, ai tempi in cui lavoravo con Carlo Cecchi, il quale era lui in crisi in quel periodo, io meno, me ne fregavo un po' di più, ero un attore scritturato e non c'è niente di più piacevole nella vita che essere attori scritturati e che abitano, no, le fantasie e le crisi dei registi. Ricordo che venivamo da un periodo lungo, intenso di lavoro su Finale di partita di Beckett, che sembrava un testo testamentario, appunto, cioè Finale di partita è proprio come il titolo stesso sembra voler indicare, qualcosa di finale. Sembrava che fatto quello, per un attore, un regista creativo, un regista trattino autore e attore come Carlo Cecchi, fosse la fine di qualcosa, fosse oltre quello non si potesse in qualche modo andare. Per cui in quel periodo con Carlo Cecchi io respirai da vicino quella che era a tutti gli effetti una crisi della sua ispirazione. Era anche la fine di un lungo periodo della nostra nazione, dell'Italia, che si immetteva dritta e feroce in quello che poi diventò la Terza Repubblica, come si chiama? Sì, se non ricordo male, sono metà degli anni 90, giusto? Siamo nel pieno della fine di un lungo periodo che sembrava essere il nostro lungo dopoguerra, sembrava che stesse per partire qualcosa che non partiva mai, eccetera. A un certo punto l'Italia imboccò una strada a sorpresa, straordinariamente imprevedibile e imprevista, e persone come Carlo, Cecchi, che avevano operato, lavorato all'interno di un sistema culturale di un certo tipo, si videro di fronte a un deserto. Non faccio nomi naturalmente dei politici nuovi che si affacciarono alla ribalta, una nuova idea del nostro mondo che adesso, con la quale adesso noi conviviamo in maniera ancora più netta, e lui quindi visse un periodo di fortissima crisi del senso, non sapeva più a chi si rivolgeva, a che cosa dovesse fare dopo Finale di partita, cosa ci fosse ancora da dire per lui, e venne fuori all'improvviso la visita in un teatro sfondato di Palermo, gli disse qua si potrà ripartire facendo Shakespeare, e partimmo con questa trilogia shakespeariana che fu così nutriente per tutti quanti noi. Io rinacqui in qualche modo grazie all'esperienza fatta con quell'Amleto in quell'epoca, e ci sembrò di nuovo di poter ripartire superando una crisi di contenuti che in quel momento gli artisti sentivano in maniera sensibile sulla loro pelle, non sapevano più a chi stessero rivolgendo e perché. La Popular Shakespeare Company nacque molti anni dopo nel pieno della crisi economica, cioè ci trovavamo di fronte a un problema enorme. Noi attori, io lavoravo in quell'epoca in un teatro Eliseo, si chiamava di Roma, si chiama ancora adesso Teatro Eliseo di Roma, che era famoso per essere un po' ricco, un teatro insomma che aveva delle basi solide economiche. Noi facemmo uno spettacolo proprio di Shakespeare, che era Romeo e Giulietta, andò benissimo, e io dicevo dai, andiamo avanti su questa strada, abbiamo una bellissima compagnia, delle belle idee, delle belle energie, teniamo viva questa compagnia, facciamo nuove produzioni. La risposta fu: c'è la crisi economica, non possiamo più fare spettacoli di grande impegno
economico come questi, dovremmo fare spettacoli con due, tre personaggi, oppure prendere allievi delle scuole e fare di cast con loro, perché non ci possiamo permettere più. Di fronte a questo io ho radunato gli attori e ho detto: ragazzi, se si tratta di andare incontro alla crisi economica, viviamocela sulla nostra pelle, diventiamo soci di un'impresa privata dove ognuno di noi mette la propria paga e facciamo spettacoli. Cosa facciamo? E fu normale decidere Shakespeare, andiamo avanti a fare qualcosa che ha nei confronti del pubblico un rapporto che è ancora così diretto. Non sono io a doverlo spiegare, naturalmente ve lo spiegherei con parole troppo di parte. Io sento che ogni volta che si va a cercare questo autore e lo si rimaneggia, ogni tanto gli si fa qualche dispetto, lo si porta alla nostra sensibilità, si cerca di convincerlo a entrare nella modernità, ma lui non ha bisogno di essere convinto, arriva dritto per dritto, la risposta degli spettatori è sempre altissima. Potremmo essere accusati di banalità, dire ma dai, dai, tutte le volte fate Shakespeare. Io vi faccio un esempio, il nostro teatro anche fa un'estiva di spettacoli, no, del Prato, quello che si chiama Prato inglese, e sono titoli shakespeariani. Ebbene, è sempre pieno, sempre pieno. Allora vuol dire che questo autore, per dei motivi misteriosi, che non sono io a conoscere, non so la risposta alla domanda perché continua ad attrarre così tanto il pubblico, perché continua a essere sempre contemporaneo, a questo autore dobbiamo molto, e sono felice che questa riapertura del teatro pieno, seppure con le mascherine, seppure minacciati ogni giorno dal punto interrogativo, no? Si è dedicata a lui, e sono felice che il pubblico, per esempio, ieri abbia risposto con una grande festa a una storia come Il sogno di una notte d'estate, che in tutto e per tutto è una favola quasi ingenua, quasi elementare, ma evidentemente questo autore è stato capace di mettere in ballo dei numeri segreti, no, dei quali tutti quanti noi conosciamo la password, non so, e ci emoziona ancora. Qualcuno mi può dire, e ho finito e passo la parola a Michele Di Mauro, che dirà la sua, anche se vorrà, su un argomento come questo, che il mio approccio nei confronti di questo grande classico è un approccio di chi vuole contemporaneizzarlo, pure con delicatezza, nel senso che non voglio che a tutti i costi fargli parlare dell'elezione del Presidente della Repubblica o di temi da cronaca nera, nostrana. In realtà non è esattamente così. Mi accorgo tutte le volte che io mi avvicino a Shakespeare o a autori che abbiano comunque, se non la sua forza, perlomeno la sua energia, e che sono spesso autori antichi, passati, che in realtà non faccio questo. In realtà io non sono un autore che parla del contemporaneo. Io, grazie ai classici, io classicizzo il presente. Faccio la cosa opposta che mi viene detta che faccio. Non faccio quello, non aggiorno Shakespeare. Racconto la storia della nostra vita contemporanea come se l'avesse scritta Shakespeare. E questo mi consola, mi permette di tornare a casa un pochino più rilassato, mi permette di sentirmi meno spaesato di come sarei se fossi un abitante di quello che noi chiamiamo il nostro oggi. Hai una domanda per lui o può andare? Volevo chiedere cosa va detto? Sì, ho tutte e due, o meglio, faccio una domanda che potete usare tutte e due. In effetti, io ho visto, ero andato, ero quasi ancora studente universitario, sono andato a Palermo a vedere, lui forse non lo sa, no, a vedere, io seguivo così come spettatore molto molto curioso Carlo Cecchi, sono andato a vedere il Chiaramento a Palermo a vedere, e poi ho visto anche La Tempesta, per esempio, tua, con la Shakespeare, Popular Comedy. Nel suo lavoro non c'è mai l'attualizzazione di Shakespeare, così, a me pare. E, per esempio, ieri sera ho ascoltato un lavoro che lui ha fatto anche come traduttore, perché se non ho capito male, tu in persona, in questo caso, altre volte hanno lavorato con le traduzioni di Garboli, che sono già traduzioni molto teatrali, cioè molto pensate per la scena. Ma qui il tuo lavoro fatto sulla traduzione mi sembra che abbia avuto la capacità di portare un testo, una drammaturgia che già è teatrale fin nelle sue intime fibre, ma portarla a un livello di
come dire, di forza teatrale che per un verso è aiutato dalla traduzione, per altro verso da questi stupendi attori che siete, perché il fatto che loro siano lì a portarci quelle parole fa il punto significativo. Chiederei a tutte e due, magari anche a te, questo aspetto della traduzione, cioè mi sembra veramente che tu abbia fatto un lavoro sul testo in vista della sua resa scenica, non un lavoro teatrale, ma sul testo, davvero efficacissimo. Come ti sei mosso in questa direzione? Allora rispondo un attimo io, poi passo volentieri la parola a Michele, anche perché lui è corresponsabile di parti importanti del testo. Non so che dire, nel senso che il mio atteggiamento quando faccio le traduzioni di Shakespeare è molto da profano, non sono uno che conosce così bene l'inglese del Seicento, non sono un filologo, è chiaro che mi documento molto, cerco di studiare quello che posso per evitare di prendere delle importanti cantonate, ma poi quello che mi domando è, va bene, dimentichiamoci tutto, se adesso questa cosa accade davanti ai miei occhi, cosa devo salvare di più? L'accadimento, la relazione fra i personaggi, o mettermi a proteggere quella specie di aura un po' shakespeariana o shakespeareanofila che potrebbe magari accontentare i filologi o gli amanti della teatralità, ma molto meno me, che invece amo molto che le cose accadano in quel momento lì. È chiaro che non è esattamente un lessico contemporaneo, quindi non è tanto impoverito, ma la traduzione ha voluto tenere conto, sì, del fatto che sono frasi lunghe, importanti, ma qual era il senso? Cosa voleva comunicare? Questo, perfetto, oggi io come lo comunicherei? E quindi è tutto un lavoro di compromesso fra l'imponente, magistrale capacità di Shakespeare di lavorare con le parole, che però erano parole antiche, erano parole che grazie a Dio appartenevano alla sua epoca e appartenevano alla sua lingua. Io non ho né la sua lingua, a cui devo pagare debito, perché per fortuna agisco traducendolo, no? Una volta un attore inglese mi ha detto: voi non sapete la fortuna che avete di poterlo tradurre, perché come no, se ci trovassimo di fronte a un testo, io e Michele abbiamo condiviso un'esperienza molto bella, che è recitare Alfieri. Alfieri è meraviglioso, ha una lingua straordinaria, però per renderla fruibile in maniera immediata è stato quasi impossibile, difficilissimo, no? Non abbiamo più quel problema, possiamo azzerare, ripartire dalla nostra lingua. La mia è una lingua fatta di passioni, di sentimenti, di relazioni, di energia fisica, e quindi le parole sono entrate in questo mio bisogno. Poi ho la fortuna di poter lavorare con attori di cui mi fido ciecamente, molti dei quali li conosco, con molti dei quali magari ho fatto dei laboratori, per cui già sentivo un po' il suono della loro voce, quali parole potevano dare loro le emozioni giuste o meno. Quindi fare la traduzione, quando si ha un lavoro di compagnia un po' da officina, no? Diventa abbastanza facile. E poi nel caso per esempio di un collaboratore artistico come Michele, è importante per me poter sfruttare appieno la sua creatività, essendo lui di base un grande creativo, per cui mi è stato facile dire: senti, queste sono le scene di Bottom, questi sono gli artigiani che parlano in un modo tutto loro, eccetera, eccetera. Posso mandartele, te la vedi un po' tu, mi fai sapere che cosa ne pensi, come le vorresti dire, cosa vorresti dire? Sì, naturalmente è un privilegio straordinario, perché non è che succeda così sempre nei rapporti tra registi e attori, no? Vuol dire che si è consolidata una cosa con Valerio che va leggermente al di là di quello che è il rapporto normale, no? E questo naturalmente nel tempo, noi abbiamo cominciato dall'Alfieri, poi abbiamo fatto una serie di cose parecchie oramai insieme, e rispetto alla traduzione, in realtà quello che lui ha fatto e poi dopo insieme abbiamo maturato è una sorta di possibilità in cui le parole di Shakespeare non sembrino inadatte, cioè che le parole di Shakespeare non sembrino inadatte, perché ogni tanto le sue, tradotte in un certo modo, sembrano suonare male. Allora il lavoro è trovarne
altre che facciano suonare bene tutto il testo di Shakespeare, se no ogni tanto va benissimo così come ogni tanto si ferma e tu dici ecco qui c'è bisogno di qualcosa. Solo lì dove c'è bisogno di qualcosa non si interviene in maniera naturalmente pesante anche, ma per far risuonare tutto il resto, per far sembrare che sia tutto, tutta la stessa penna, no? Insomma tutta la stessa atmosfera, tutto, che risuonino tutti i sentimenti allo stesso modo, sia quelli belli che quelli più brutti, insomma. E il lavoro per esempio che io ho fatto, molto piccolo rispetto a quello che ha fatto Valerio sul sogno, è di prendere le scene dei comici, c'è questo gruppo di artigiani, comici, operai, insomma, chi l'ha visto lo sa, chi non l'ha visto lo saprà o lo ha saputo e non l'ha ancora visto, ma lo sa. E questi sono, a parte che sono straordinariamente il motivo meraviglioso per me di fare questo spettacolo, perché non tanto perché faccio parte di quel gruppo e non degli altri innamorati, piuttosto che duchi e duchesse, gente magica che abita il sogno, ma perché mi pare che il ruolo complessivo dei comici, degli operai, sia di una straordinaria modernità, appunto. Cioè, in quello tu vedi come Shakespeare ha deciso tutto il teatro dopo se stesso, perché ci sono cose che invece altri un secolo o due secoli dopo hanno fatto pensando che fossero proprie. Ma per dire cose grosse, cioè dentro gli operai di Shakespeare c'è tutto Brecht, e quando Brecht è stato Brecht non è che ha detto sono Brecht perché l'ha detto Shakespeare, no? Invece noi adesso lo possiamo dire, e possiamo dire che Shakespeare ha scritto il teatro dopo di lui, mentre gli altri hanno scritto il teatro prima di loro, perché sono andati a prendere, no? A piene mani spesso, e anche molto bene, il materiale già preesistente. Lui ha scritto le cose che gli altri avrebbero scritto molto dopo, per quello si torna sempre a Shakespeare, credo, perché lui aveva già scritto il nostro teatro. D'altra parte Shakespeare lo si ricorda secondo me sempre poco, era un attore, era un capocomico, il suo teatro, io penso, non lo dico non da teatrante, quindi magari sbaglio, però la forza teatrale io credo scaturisca molto anche dal fatto che era un attore capocomico che scriveva per i suoi attori, come adesso Valerio ci ha raccontato che ha fatto in qualche modo, ha lavorato insieme a Michele Di Mauro sulle scene degli attori artigiani e operai, come nel loro caso diventano. Shakespeare lavorava verosimilmente in un modo assolutamente analogo, cioè lavorava sulla base degli attori con i quali lui andava in scena, e lui stesso era con loro. E, insomma, io credo che non sia un caso, ecco, che ci sia questa forza teatrale in un autore che ha questa storia. Io non credo che sia un caso che artisti come Valerio, come Michele, come Carlo Cecchi che citava prima, Valerio, trovino un'assonanza con questa scrittura, perché non è solo un fatto letterario, è proprio un fatto teatrale in senso proprio. E ieri sera, e faccio questa considerazione in forma di domanda per entrambi, ieri sera vedendo lo spettacolo si era molto evidente questo elemento che adesso Michele rilevava, della centralità del lavoro degli attori artigiani operai in questa regia. È come se nel lavoro che ho visto ci fosse una cosa che c'è sempre un po' nel teatro di Valerio, c'è un grande amore nei confronti del teatro mostrato con, credo, con grande sentimento, ma mi sembra senza mai sentimentalismo, cioè grande sentimento, un forte sentimento di amore nei confronti del teatro, ma mai sentimentale. E mi sembra che questa fosse un po' una delle chiavi del lavoro di ieri sera. Ecco, per esempio questa metateatralità che c'è, evidente, appunto, il fatto che Michele Di Mauro, possiamo dirlo, che dice io sono Michele Di Mauro, che fa molto, cioè c'è un elemento di metateatralità ovviamente con la quale giocano, cioè si divertono, per fortuna, così ci divertiamo anche noi come spettatori, che comunque è presente anche quando la metateatralità non è evidente, cioè c'è sempre un po' questo gesto di
amore nei confronti del teatro mentre state in scena. Io come spettatore lo trovo meraviglioso. Beh sì, grazie. C'è, è evidente che c'è, più forte di me c'è. Io nei confronti del teatro e nei confronti anche di Shakespeare, devo dire la verità, ho un atteggiamento ambivalente. Ambivalente nel senso che sono pieno d'amore e di... no, di livore, perché non lo so, quindi io amo dire, facendo così un po' di letteratura autobiografica, che ho nei confronti di questo grande autore e nei confronti del teatro stesso quell'atteggiamento che hanno i figli adolescenti verso i genitori, cioè li amano tantissimo e gli stanno sulle palle tantissimo, li provocano, li stimolano, li rifiutano, li riaccettano, poi a tarda notte ci si abbraccia, lacrime, insomma passa sempre attraverso dei momenti di crisi, certo è una libido forte quella che provo nei confronti del teatro e nel contempo una stanchezza, no, come se avesse piano piano esaurito, no, tutte le pile della mia vita, se le prese lui, adesso sono in quella fase della mia vita dove dico ma ti sei preso proprio tutto, bastardo, no? Lui dirà ma t'ho dato anche tanto, è vero, hai ragione, ma non si poteva fare un po' e un po', non potevamo metterci d'accordo a metà strada. E quindi è un rapporto assoluto, pesante, faticoso, col quale io, che mi dà energia, mi dà la stessa energia che hanno gli adolescenti, quindi ogni tanto gli faccio dispetti, ogni tanto protesto, e con Shakespeare faccio uguale, lo rispetto tantissimo, lo amo, e ogni tanto però dico no, questo me lo prendo per me, questo lo faccio a modo mio. Sul tributo che questo spettacolo offre al mio vero grande padre che è il teatro, sì, mi accorgo da come tu parli che per esempio io faccio iniziare lo spettacolo agli operai, no, con Shakespeare comincia, arrivano dopo un po', che escono dai palchi, escono addirittura dai palchi, dai palchetti di Barcaccia, del proscenio, e con cautela, con rispetto entrano al Carignano e lo profanano con la loro garbatissima rozzezza culturale, e questo è un segno al quale non avevo pensato, però ora ci penso, comincia tutto dalla profanazione del Carignano e poi si va oltre, piano piano si fa il sogno di una notte d'estate, sì, è il mio tributo personale questo spettacolo a tutta quella teatralità che nel corso della mia carriera io ho tenuto sotto chiave perché culturalmente un po' me ne vergognavo, no? ho sempre preferito un approccio più asciutto, più minimalista, più consapevole del fatto che il teatro avesse attraversato delle epoche culturali per cui non serviva più una scenografia che fosse illusoria, no? Abbiamo fatto le rocce, io non credevo, me l'avessero detto 20 anni fa e ero scemo, io porto le rocce in scena, ma quando mai? No, teatro vuoto, una sedia, rocce turche, turchine, cioè qui poco naturalistiche, diciamo. Indubbiamente, però l'impatto è quello della scenografia dipinta. E quando Nicolas, il nostro grande, geniale scenografo, me la proprio io, perché come lavoro io? Ve la racconto molto, cioè tu sei il mio collaboratore artistico, devi fare le musiche, non è che ti dico vorrei un violino che a un certo punto poi fa questo e poi un basso, non so niente. Parlo col musicista, le cui musiche mi commuovono, e gli racconto la storia, gli racconto come la vedo, gliela faccio anche, mi metto in casa sua, faccio le scene, gli dico vedi voglio parlare di questo, poi di quello, perché sai a me mi è successo quello, e lui mi racconta anche a me mi è successo quello, e glielo racconto incessantemente, anche in varie forme, in varie modalità, a seconda di come il mio umore è in quel momento, e gli dico di che cosa, qual è la necessità che mi ha spinto a scegliere queste scene e questo spettacolo e perché voglio mettere queste scene, dare più importanza a queste invece che ad altre. Lui mi ascolta, sia esso il musicista, lo scenografo, il costumista, e poi mi manda quello che ha pensato. Fino a qualche anno fa avrei detto no, più così, più cos'ha, no, questo non mi interessa. Adesso mi sono abituato invece a dire ok, se il mio racconto in questo artista che stimo ha prodotto questo, allora adesso io mi metterò a seguire la sua pista e vediamo dove ci porterà. Quindi dopo tutte le mie parole sulla psicologia dell'amore, su Roland Barthes, su no, tutto ciò che mi,
mi ha portato a scegliere di fare il sogno. Volevo fare un testo che, oltre ad essere una festa di Shakespeare nel teatro, fosse anche una mia testimonianza violenta su quanto è violento e insensato il sentimento d'amore. Bene, dopo tutte queste chiacchiere mi trovo di fronte a una specie di picnic a Dangling Rock, no? Azzurro, e dico, ok, wow, non me l'aspettavo, andiamo, vediamo dove mi porterai. Quando lo stesso discorso fu fatto a Rosati, dove gli ho spiegato che secondo me Oberon era questo, era quell'altro, e mi risparmio naturalmente i deliri che lui ha dovuto sopportare da parte mia, mi prepara un frac bianco con delle piume, e dico, ma questo o è pazzo, o il mio racconto era così pazzo che io mi troverò in scena vestito così. E che faccio vestito così? Non lo so, ve lo chiedo ogni sera, naturalmente, me lo chiederò da qui al 16 di gennaio tutte le sere, ma penso che ci sarà qualcosa di importante, di bello, di necessario. Quindi ho voluto onorare tutte le forme possibili del teatro di rappresentazione. Naturalmente ogni tanto lo prendiamo un po' in giro. Prima di passare la parola a Michele, voglio anche dirvi perché ho pensato di onorare il teatro di rappresentazione, chiamiamolo così per fare in fretta, cioè il teatro, no, che è orgoglioso del proprio essere teatro di tradizione, nonostante poi all'interno ci sono mille contaminazioni che più o meno possono accontentare anche dei raffinati, più o meno. È perché dopo questo lungo periodo di intransigente messa in discussione dei temi, che senso avesse fare il teatro, perché fare il teatro, e qui muoiono le persone, noi dobbiamo, allora non capivo bene, dopo tanto tempo di questa intransigente messa in discussione del senso che potesse avere il nostro mestiere, io a un certo punto l'ho avuto, ho detto voglio fare uno spettacolo e lo voglio dedicare al pubblico. E al pubblico il teatro di rappresentazione piace. Il pubblico ha bisogno ancora di sedersi e sentirsi rincuorato del fatto che quel vecchio rito, fatto anche di pacottiglia, per carità, di quel vecchio rito un po' kitsch che è il teatro, che raccontare una favola credendoci fino in fondo, come dei bambini, quel vecchio rito che fa tornare bambini gli uomini adulti che si siedono in platea. E li fa di nuovo credere alle fate, ai folletti, li fa credere che quello è davvero una montagna incantata. È una piccola magia da quattro soldi, se volete, ma noi siamo maghi da quattro soldi, noi che facciamo il teatro naturalmente, così incantevole che il pubblico che trovava di nuovo il coraggio di tornare a teatro, che mi restituiva di nuovo la voglia di farlo, che lo riempiva, il pubblico vero, no? Il pubblico, quello non degli addetti ai lavori, non dei colleghi, non quello che va a teatro perché cerca delle risposte alle proprie domande estetiche, ma cerca solo due ore di incanto. Quello meritava la mia totale gratitudine. Io so, quando ero più piccolo sentivo i vecchi attori che dicevano io dedico la mia vita, l'ho dedicata al pubblico, io amavo il pubblico, dicevo ma quanto è trombone questo, e forse ho scavallato l'età e adesso mi fa capire quanto invece io devo tutto al pubblico. E adesso e cos'è il pubblico? Dormiva, non so dove siamo, ma così anche quando lo dirigo, dopo un po' che gliela spiego non so più dove siamo, forse stavamo parlando d'amore, forse, no? Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, dice Carver, e forse è quella cosa lì, no? Lo spettacolo, il nocciolo è di che cosa stiamo parlando, di qualcosa che pensiamo di conoscere, di qualcosa che ci riguarda, naturalmente sì, ci riguarda tutti, e a chi non riguarda perché è irriguardevole del fatto che possa riguardarlo, e quindi parliamo di una cosa che tutti sanno perfettamente che cos'è, ma nessuno in verità lo sa, e proprio per quello se ne può ancora parlare, perché non si sa che cosa sia, no? Fa parte di quella appunto, da una parte magia dell'esistere, dall'altra di quella maledizione dell'esistere. Infatti lo spettacolo è intrigante dal punto di vista del prenderlo e metterlo qui dove siamo noi, e poi dopo riportarlo là dove è nato, perché nessuno a un certo punto avrebbe detto
che l'amore è una maledizione, oppure l'avrebbe detto in un modo diverso da come possiamo dirlo noi, no? Nessuno avrebbe detto l'amore puzza, cioè i poeti contemporanei dicono l'amore puzza, ed è meraviglioso in un certo senso, perché la puzza è qualcosa che si sente in modo maledetto, no? È un po' come se fosse l'amore profumo in fondo, soltanto che l'amore puzza ti dà il senso della sconfitta, ti dà il senso dell'orrore contenuto nell'amore e tutto quello che riguarda l'amore, cioè le storie d'amore, perché l'amore di per sé non è niente se non riguarda qualcuno, se non è mio per o suo per o nostro verso, no? Cioè, è qualche cosa che sta tra. Allora, è fantastico mettere tra di noi l'oggetto di cui siamo portatori. Cioè, l'amore sta tra il palco e il pubblico. Ed è lì, perché riguarda tutti. Noi perché raccontiamo una storia che parte da lì. Voi perché sapete benissimo che cos'è e avete il tempo, durante e dopo, di ricominciare a ragionarci sopra. Perché tanto ci piacerà sempre e comunque. Sì, Michele appunto ci ha portato su un tema che apparentemente, o forse in realtà davvero, è il cuore del lavoro che Valerio prima diceva, la violenza del lavoro, non l'amore è così, ma il lavoro nei suoi aspetti contraddittori, appunto lui non solo fa fare gli attori, ma lo dice anche, lo scrive, no? Perché, c'è un femminicidio, cioè voglio dire, l'amore è portato in questo lavoro e Shakespeare aiuta, diciamo, però viene sottolineato da Valerio questo aspetto, viene forzato per fortuna a vedere questi aspetti, a sottolineare la contraddittorietà, la violenza. Per esempio, una cosa che io ho notato, che ho trovato molto interessante, è che l'amore è qui è sempre molto fisico, molto carnale. Che uno potrebbe fare Shakespeare, si può fare Shakespeare in due modi, no? Me lo insegnare, ma si potrebbe fare con la leziosità dell'amor cortese, invece qui, no, quando gli amanti si avvicinano, si toccano, cioè fanno l'amore in scena e Michele esce con l'Italia, diciamo, in una, come dire, mostrando una carnalità, una violenza. Questo aspetto molto, molto concreto dell'amore. Valerio se ne va. No, mi alzo. Cioè, e devo dire, cioè voglio dire, se uno decide touché, di fare... Touché. Non di dare terra, lo sapevo che lui era omosessuale. Lo conosco, lo prevengo. è così, era chiaro che volevo... No, preferisco così. Era chiaro che quello volevo fare. Volevo fare quello e sono andato contro, per esempio, a dei critici come Harold Bloom, che mi ha fatto un mazzo così, leggendo quel libro, ho detto, vabbè, mi arrendo, forse ho sbagliato tutto, perché invece sostiene proprio che Il sogno notte d'estate è il monumento della grazia, della cortesia, dell'innocenza, sono solo parole d'amore, è la bellezza della parola d'amore che si ricama nell'aria come... un arazzo come una pianta bellissima e profumata, appunto, il profumo del gioco fino a se stesso, gli elfi, le fate, le musichette e la gioia da orafi quasi, no? Di mettere in scena qualcosa che parla dell'amore per come l'amore deve essere, cioè un arazzo inoffensivo e pieno di poesia fino a se stessa. Credo che abbia ragione lui. Credo che se leggo Il sogno e vado fino in fondo e vi faccio sentire le scene delle fate, tutto quello che ho tagliato, grazie, ringraziatemi di questo naturalmente, perché non avrei mai saputo farlo in maniera decente, abbia perfettamente ragione lui. E lui si lamenta, dice, odio quei registi che attribuiscono al sogno la notte d'estate e la rappresentazione dell'amor carnale, se la prende anche con Peter Brook, che ha detto, vabbè, va, te, sei un compagno, sono in buona compagnia, con Ian Cott, con Peter Brook, eccetera. Ma no, cioè, la mia testimonianza non è letteraria, io immagino che sia uno straordinario capolavoro di letteratura questo testo e di teatro lieve, dolce, come una musica perfetta. Mi riguarderebbe in tal caso? No, cosa ho sentito che mi riguardava? Ho sentito
ho risposto innanzitutto alla prima domanda che mi faccio sempre quando metto in scena qualcosa. Ma se fosse vero, me lo chiedo sempre, ed è la domanda alla quale poi cerco di rispondere per tutte le prove e anche per tutte le rappresentazioni. Ma se fosse vero, se invece di avere quella bellissima giustificazione della forma teatrale, della forma letteraria, questa roba stesse accadendo, che forma avrebbe? Che cos'è? Chi sono queste persone? In questo momento, in questa fase della mia vita, io ho un rapporto molto severo, ambivalente, con un sentimento folle come l'amore. Che cos'è? È chiaro che ho letto libri, ma sono tutti libri di sintomi. Nessuna spiegazione razionale. Io sono seduto al tavolo insieme a altre 10 persone e fra queste 10 persone ce n'è una per la quale perderò la testa, ma gli altri 8 no. Hanno visto la stessa cosa, hanno udito la stessa cosa, avevano la stessa distanza. Cos'è accaduto in me? Che cosa mi sta succedendo? E io in più vi dico, io sono una persona, io magari no, però faccio quell'io che vale un po' in generale, no? L'io maiestatis, che non so se esiste, io sono una persona razionale, cinica, intelligente, capace di gestire la mia vita quasi al 90%, no? In tutti gli eventi del mondo, e poi all'improvviso non capisco più nulla, comincio a comportarmi in una maniera infantile, regressiva, cominciano a venire a galla temi inconsci che mi stordiscono, dico cose stupide, mi comporto in modo stupido, sto per dire una cosa bruttissima, chiedo scusa a voi perché la dico, ma forse non dovrei dirla, però a questo punto siete troppo curiosi, ho suscitato troppa curiosità. Nella classifica dei sentimenti dolorosi, orribili, nella classifica di ciò che può portarci alla morte, sembrerebbe che il dolore più alto che ci sia, che noi insomma lo sappiamo, spero non, è che ne so, la perdita dei figli, no? Però, da quello che ne sappiamo, da ciò che si evince dalla cronaca ed anche dagli esempi che stanno intorno a noi, persone che conosciamo, eccetera, non sono così tanti i casi in cui di fronte a un dolore così aspro, folle, assurdo, i genitori si uccidano. Non è così frequente. Mentre per la perdita della persona amata, le persone si uccidono. Con una frequenza, insomma, che da... Non è inutile che diamo la colpa a Goethe, no? Che ha scritto il dolore di giovane Werther, lo hanno accusato di aver scatenato un'epidemia di suicidi. Era gente che voleva semplicemente una spintarella per imitare Werther. Com'è possibile, io dico, chi sei? E questa è una domanda che ce la facciamo nello spettacolo, no? Che cosa vuoi da noi? Perché vuoi questo? Perché a un certo punto una persona che magari è un buon padre di famiglia, o una buona madre di famiglia, più i padri però, non perché siano buoni di famiglia, adesso vi dico come va a finire la frase, se no non va a finire, si trova a un certo punto a prendere per il collo qualcuno che ama e magari non corrisposto e a violentarlo. Voi direte, perché è un criminale? Io rispondo, sì, certo, lo so che è un criminale, ma com'è possibile che non lo sia? Perché magari va bisogno di soldi, perché non va in banca con un mitra? È un criminale, anche quello, ci voglio i soldi. Ma non vuole, magari voleva i soldi nella stessa, con la stessa disperata, con lo stesso disperato bisogno con cui voleva invece fare l'amore con quella persona. Però non prende il mitra per entrare in banca, ma prende per il collo quella persona. Ma cosa gli è successo? Oltre il fatto che merita tutto il nostro disprezzo e essere rinchiuso. Perché chi è, cos'è sta roba? Che rovina anni e anni della nostra vita, oppure che benedice anni e anni della nostra vita. E poi dice, sono stato così felice di aver passato la vita con quello lì. Con quello lì. Ma cosa ci hai visto? Perché lui ti abbia reso così tanto felice? E quindi parliamo di allucinazioni, di gravi allucinazioni. Ed ecco che il sogno, infatti, avviene perché dei maghi, dei folletti, toccano gli occhi dei personaggi. E dopo che sono stati toccati, tan, no? Succede questa magia. Ma è una magia, ma da dove viene? Chi ce la... Non la vogliamo. Una volta che poi siamo innamorati di qualcuno, se ci va bene, per qualche mesetto viviamo di rendita, no? Poi comincia, non lo vogliamo più.
quell'amore lì, ci fa soffrire, ma non ce lo riusciamo a strappare di dosso. C'è il famoso film, no, che in italiano è tradotto "Se mi lasci ti cancello", dove ma in molti si vanno poi a cercare su internet, ma c'è questa possibilità, no, di farsi cancellare la memoria e togliersi dalle palle una volta per tutte quella persona lì che ci sta facendo del male, ma non possiamo. Ora, così come Romeo e Giulietta, stesso autore, forse, pare di sì, così come Romeo e Giulietta, è un testo che sembra dirci che l'amore romantico è così bello, così buono e giusto, che per amore romantico vale la pena di morire. Ed è per quello che è una tragedia che ci innamora dell'amore stesso. Il sogno di una notte d'estate, e qui cito un po' René Girard, che è un anti-Bloom invece, Harold Bloom diceva, ah, invece René Girard dice no, è un testo sulla violenza, sulla sanguinosità del sentimento, dice... Il sogno della notte d'estate sembra denunciare l'amore come uno dei sentimenti più balordi che ci possano capitare, e sembra un testo che ci dice che e se c'è una cosa per cui non vale la pena di morire è proprio questo. Concludo dicendo che la nostra cultura contemporanea ormai è certa del fatto che l'amore sia un fatto buono e giusto, l'amor romantico. Così come ci sono voluti secoli per affermare che è giusto il cristianesimo. Sono voluti secoli, i primi cristiani erano soli, non avevano più pallida idea di dove stessero andando a sbattere. Piano piano, è cambiata la mentalità e adesso sappiamo che anche se non siamo, se non professiamo la fede cristiana, siamo permeati dei valori del cristianesimo, che insomma non penso che sia di per sé una gran brutta cosa. Ma ci sono voluti secoli. I primi cristiani sono stati presi dai pagani, che erano persone razionali, buone, sbattuti al muro, ma che fai? I figli dei pagani che diventavano cristiani, probabilmente i loro occhi erano come i nostri figli che diventano eroinomani, dice, ma tu sei pazzo, ma cosa vuoi rovinare il mondo? Quindi piano piano ce l'hanno fatta. Allora i cristiani di oggi, che danno per scontato che i valori cristiani siano buoni e giusti, non si ricordano di quanto catacombe ci sono voluti, quanti martiri, quanti disperati abbiano dovuto giorno per giorno far affermare una verità. Ora, Romeo e Giulietta erano soli al mondo, avevano tutto un mondo contrario, che faceva i matrimoni combinati, che non credeva nell'amore romantico, diceva sì, sei innamorata di quello lì, ma poi ti passa, sposa questo, vedrai che fra qualche anno poi imparerai ad amare, non importa l'amore. Importa il matrimonio e i vantaggi che dal matrimonio si possono ricavare. L'amore era considerato un sintomo secondario. Piano piano, grazie a Romeo e Giulietta, Lisandro ed Ermia, il sogno di una notte d'estate, Piramo e Tisbe, che fanno parte in maniera parodistica del sogno di una notte d'estate, e tanti altri eroi, martiri dell'amore romantico, oggi siamo sicuri che questa cosa sia buona e giusta. Ma io non sono affatto sicuro che sia buona e giusta. Io penso che sia una cosa da rispettare e temere, come un evento che non avviene nella nostra testa, nel nostro cuore, ma viene da fuori. La risposta la danno gli psicologi? No. Me l'ha data Roland Barthes? No. Si speravo tanto, Eric Fromm? Non me l'hanno data. Me l'ha data Shakespeare e mi ha detto, è Cupido. E io penso che abbia ragione. E il quale è pazzo? È bendato, è un bambino, quindi dispettoso, crudele, usa gli esseri umani come i bambini usano le lucertole. Devi essere molto fortunato per ritornartene a casa se sei una lucertola nella mano di un bambino, no? È traumatizzato, ma torni a casa, ma è una su mille che torna a casa, gli altri non tornano a casa intera. È un po' così, e io credo in questo, ci credo. Uno dei motivi della bellezza, dell'interesse del lavoro che stanno citando è proprio questo: tenere insieme una leggerezza o apparente leggerezza, comunque una leggerezza, un elemento anche di gradevolezza, di divertimento, sotto la quale c'è questo elemento che Valerio ci ha spiegato molto bene, questo affondare la lama, diciamo, in un tema e su una questione piuttosto complessa e anche dolorosa, perché poi è anche dolorosa. Per aggiungere anch'io la mia dose di citazione, potrei dire che Oscar Wilde diceva che il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte.
che credo che sia un punto di vista molto contiguo a quello che stavi dicendo tu. Forse potremmo chiedere, coinvolgere Michele Di Mauro, cioè, che sai che sei Michele? Sì, 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 Di Mauro. Per spostarci, magari chiedergli, di, visto anche il lavoro che avete fatto insieme su quei personaggi, cioè gli attori, chi sono questi attori artigiani che sono anche degli operai, sono chiaramente sono vestiti con le tute, sì, non blu, non hanno le tute blu, che no, sarebbe proprio l'operaio, quello dice tutti, sì, ma hanno comunque delle tute da operaio. Non sono metalmeccanici, ma sono di quelli da autostrada. Però sono chiaramente men at work. Sì. Non abbiamo dovuto fare proprio un'associazione tra di noi per capire, no? Nel senso che è vero che abbiamo tutti le tute, ma non siamo andati a cercare veramente chi sono e da dove arrivano. Sono degli operai, per quanto può essere bella la parola operaio anche, no? Non quello che opera, quello che è l'operatore, no? Che è sempre all'opera. Sono operai in quel senso e sono meno artigiani, no? Gli artigiani forse hanno questo talento innato, no? Nella parola che li contiene, no? Invece gli operai sono più, c'è qualcosa di grezzo, no? C'è qualcosa di... mio padre, per esempio, ha raccontato a Valerio quando ne parlavamo, di che mio padre è stato un meccanico, si occupava di camion, di motori diesel soprattutto, adesso è in pensione inoltrata, mi piaceva tantissimo quando io ero piccolo andare a cercare dentro il suo lavoro delle cose d'estate ogni tanto, e poi mi piaceva imbrattarmi, perché è d'obbligo, no? Se vai a lavorare sui camion, per esempio, nafta, olio, grasso, tutte quelle cose, e per me bambino quella roba lì era fantastica. Poi c'era questa cosa che si chiama pasta lavamani, che usano soltanto gli operai e i meccanici, che è una roba che adesso ho ritrovato su internet e che voglio comprarmi, perché anche adesso ci imbrattiamo tantissimo con materiale che va via con l'acqua, ma non del tutto. Veramente? Sì, non lo sapevo, che sono un po' più oscuro del solito, i capelli bianchi. Cioè. E quindi quando abbiamo parlato di operai, per esempio, per me è stato un attimo pensare a quella cosa lì, a mio padre, al piacere di sporcarsi, a tutte quelle cose lì. Ma subito dopo è arrivato un altro pensiero, che anche questo ho raccontato a Valerio a un certo punto e anche agli altri, che io facevo comunque già questo lavoro e dei miei amici lavoravano alla SIP, allora si chiamava SIP, no? La roba di telefonia, facevano gli operai alla SIP, e però c'era questa filodrammatica della SIP con un pseudo regista che li teneva sotto tiro, che mi ricordo che mi raccontavano che stavano provando la chiave a stella di Primo Levi, no? E loro erano impazziti per questa cosa che li coinvolgeva extra lavoro, no? E io mi immaginavo questi che tutto il giorno lavoravano come operai alla sera, e poi alla sera, andando a mangiare di corsa a casa piuttosto che saltando, andavano a fare le prove della chiave a stella in uno scantinato sotto il magazzino. Sì, fantastico. Perché cosa? Perché quello lì, quel signore lì, quel regista lì, quell'uomo meraviglioso in fondo, li aveva fatti innamorare, cioè aveva trasformato quella materia lì in una cosa che per loro era diventata un interesse sconvolgente, no? Ma anche che gli tornava indietro. Io penso che no, l'amore vero è quando poi dopo anche ti torna indietro qualche cosa, sennò rischia di essere una follia pura oppure solo romanticismo. E quindi gli tornava indietro della roba forte, perché poi tre volte alla settimana loro la sera dopo le 9 si trovavano nei sotterranei a provare la chiave a stella e poi la mettevano in scena per una sera,
Adoravo. Dopo una, cioè, provavano per esempio 6 mesi, perché provavano 2 volte a settimana, quello ci voleva, no? Provavano 6 mesi e poi la facevano una volta, affittavano un teatro dei Salesiani, credo la Sara Morialdo, via Chiesa della Salute, una cosa del genere, se ben ricordo, e per una sera con tutte le famiglie di tutte, e bar, facevano quello e poi basta, finito il problema del teatro. L'anno dopo probabilmente il signore portava un altro testo e ricominciavano, no? 2 volte alla settimana, se era stato bravo a trovarne uno che li coinvolgeva in quel modo lì. Per cui si parla, anche lì si parla d'amore, come dire, gli operai in fondo hanno un amore condiviso che non è per una persona ma è per un fatto, no? Per un luogo, per un serbatoio d'amore che è il teatro, no? E quindi questo ci ha, credo ci ha aiutati molto e anche ha fatto fermentare il materiale che adesso è costituito in un gruppo, cioè sono diventati un gruppo. Io sento che i 5, 6, non ricordo quanti siamo, non siamo capaci, ci contiamo ultimamente. siamo un gruppo di persone, non fosse altro che siamo vestiti uguali, ma siamo un gruppo di persone che fa una roba che gli interessa. E poi, essendo un po' fuori dalle storie quelle più drammatiche, no? Piombando sempre all'interno ma senza avere i rapporti con quello, è veramente una specie di sospiro in levare nello spettacolo alla presenza degli operai. Parte così, parte in levare, poi dopo arriva il poi dopo ritornano in. E quindi si è costituito una specie di polmone d'acciaio, un luogo in cui poter respirare e far respirare. È chiaro che tutto questo è scritto già, no? In Shakespeare è già scritto, ed è sempre meraviglioso capirlo quando lo fai e non quando lo leggi, perché quando lo leggi è sempre tutto possibile, è bello, ma quando lo fai è come Chekhov. Ho avuto la stessa sensazione quando facevamo Ziovania, che la prima volta che abbiamo fatto Chekhov io ho detto questa è matematica pura, il lavoro su Chekhov, ma non dal punto di vista drammaturgico, dal punto di vista umano. C'è qualcuno che è riuscito a tradurre in letteratura la matematica dei sentimenti, ed è sconvolgente. Tutte le sere credo che noi con questo abbiamo a che fare e ci dobbiamo fare i conti per fare. Sì, è tutto scritto, però è vero che se non lo porti, se non lo incontri teatralmente facendolo, resta proprio solo scritto, cioè la forza che avete voi, come che ha Valerio come regista, ma poi un regista attore, quindi alla fine. Cioè il suo lavoro teatrale è sempre un lavoro concentrato sull'attore. Io dico da spettatore, per fortuna, cioè a me piace moltissimo incontrare questo tipo di teatro che ruota comunque intorno all'attore, anche quando lui fa regista, è un regista attore che trasmette questa energia, addirittura quando non è lui in scena, cioè riesce a fare questo lavoro con gli altri attori, a farli diventare autori del loro modo di stare in scena. Quindi voglio dire, è tutto scritto, d'accordo, però se non lo incontri teatralmente resta qualcosa di teatralmente meno vivo. Voi siete straordinari da questo punto di vista. Adesso Carmelo Bene diceva che per fare Shakespeare bisogna essere Shakespeare, adesso senza montarci la testa, però è una ecco, se tu ce lo dici, Carmelo Bene, però è una cosa molto molto. Ma Shakespeare bisogna essere uomini, secondo sì, me. Sì, va bene, va bene. Qui Shakespeare probabilmente era un essere umano che... A proposito degli operai che fanno gli attori, allora innanzitutto in questo spettacolo si testimonia la collaborazione umana e artistica con me e Michele, perché entrambi abbiamo capito, abbiamo una passione per le filodrammatiche, dette anche sì teatro amatoriale, dove la parola amore di nuovo trova una sua collocazione senza sofferenza una volta tanto, no? Gli attori amano il teatro.
teatro, professionisti, gli attori professionisti amano sanguinosamente il teatro, infatti soffrono spesso del fatto che non sempre il teatro ti corrisponde. Mentre gli amatoriali amano il teatro e sono corrisposti dal teatro, non gliene frega proprio niente, lo vediamo benissimo, no? Anche nella compagnia che mette in scena piromettismo, dice ma io non voglio fare la donna, cioè, no, fare la donna, vabbè, faccio la donna, ed è felicissimo. E ridono molto, li ho fatti ridere molto, ho chiesto loro di ridere molto perché lo fanno per gioia, per divertimento, e questo è amore, è l'amore corrisposto. Ho voluto anche fare un'altra cosa che non è prevista e forse potrebbe anche costituire un piccolo problema per chi conosce il sogno e vuole che il sogno un po' venga fatto sempre rispettando le solite regole. Non me la sono sentita alla fine di farli recitare male, perché sono un gruppo di scalcagnati che fanno delle prove disastrose, non capiscono nulla, se si impappinano, si vede, ma è esattamente quello che ha raccontato Michele benissimo. Poi alla fine fanno la recita a corte e si impegnano tanto, ed quello è uno dei punti più esilaranti del testo, perché più la fai male, più loro sbagliano, più fa schifo la qualità della loro arte, più il pubblico ride, ma mi è sembrato offensivo a un certo punto, perché questa storia di Piramo e Tisbe, in realtà, non, grazie al fatto che gli attori sono sempre molto bravi a fare i comici, quindi a fare i pasticcioni, non la segue mai nessuno, anzi diventa solo un fastidio sentire la storia di vogliamo vedere come ti sbagli, vogliamo vederti cadere, vogliamo sentire lo strafalcione. E invece mano a mano che la provavamo dicevano questi amano così tanto questa storia di Piramo e Tisbe e sono così deliziosi nella loro, è una delizia vera della loro umanità che si impegna così tanto a metterla in scena, che non ce la siamo sentita di farla male. Certo, non è una rappresentazione degna di andare a Old Vic, ma noi seguiamo la storia, cioè credo che sia una delle poche edizioni del sogno, che sicuramente soffrirà di molti difetti, ma se non altro la virtù che alla fine lo spettatore che ha la pazienza di sintonizzarsi su un registro un po' diverso può godere anche della storia di Piramo e Tisbe, che guarda caso è la storia di due amanti che si uccidono per troppo dolore d'amore, e loro sono bravissimi in questo. È un filmato e una foto. Non so quanto, che ore sono, quindi no. Sono un po' presente. 18.35. 18.35, allora dobbiamo... Abbiamo un'ora adesso, quindi ancora un pochino. Sì, prendiamo. Qualche minuto. Benissimo, tra l'altro quello che diceva adesso Valerio, come dire, anche da spettatori, funziona benissimo questa modalità che avete di restituire una dignità interessante a quel momento finale. Cioè funziona, non è una cosa che suona, è una specie di sic-sic. Sì, infatti sì, Edoardo deve qualcosa, cioè in Serfra con la porta, la famosa scena di Uomo e Galantuomo, è il massimo livello a cui si può portare la comicità di una compagnia di attori che prova con maldestramente, insomma, andare su quella strada io me la sono sentita, ho preferito... Voi non lo sapete, c'è una maschera che copre il viso in parte di uno degli attori, il ragazzo che fa Tisbe, che deve recitare quella voce da donna, guardate quelle cose lì, che sembra fatta apposta per farci... Ma voi non lo vedete, giustamente, io lo vedo perché sono in scena, ma sotto la maschera lui è commosso e recita in quel modo lì, filodrammatico, facendo la donna, eccetera, eccetera. Ma quando fa, venite a me, lui è l'uomo più bello del mondo, e poi ci guarda, ha tutti gli occhi lucidi, cioè c'è entrato dentro, più bello di così, cosa c'è? Tra l'altro Shakespeare recitava con la compagnia di soli uomini, ovviamente. Senti, un'altra cosa molto che io ho trovato interessante del lavoro è il fatto che Valerio osserva quando in scena e ci sono nella foresta che è trasformata in una in rocce, e lui osserva e va vicino agli amanti che si cercano e si respingono e li guarda, li studia, è una sua scelta ovviamente artistica, di attore, di regista, insomma, e l'ho trovato interessante, un modo, io ho pensato che fosse un modo suo molto efficace di darci questo sguardo dall'esterno
della magia folle che succede all'amante. Cioè l'hai voluta proprio sottolineare, io ho pensato così, anche con questo tuo guardarlo, spostarti, avvicinarti. Ma l'idea era stata che perché succede tutto questo grandissimo casino nel sogno? Perché Oberon a un certo momento si interessa del destino di una ragazzetta che si chiama Elena. Ma cosa gliene frega? Nulla, lui è lì che sta facendosi i cavoli suoi, arriva una ragazzina che piange per amore e un altro gli dice non ti voglio più, vattene, lei piange disperata. Lui potrebbe ignorarla, trattarla per l'appunto o come una lucertola nelle mani degli dèi, dei bambini, oppure come nulla, per lui è come una foglia che cade dal vento, che gliene importa? E invece rimane attratto e fa una promessa, dice ti prometto che lui ti amerà e tu fuggirai da lui. Cioè la vendica in qualche modo del disamore di Demetrio. Perché? Ora, io ci ho pensato, dico, ma un attimo prima che cosa è successo a Oberon? Ha fatto la famosa scena un po' da basso napoletano dove arriva Titania, litigano, dammi il ragazzo, tu mi hai tradito, io ti ho tradito. Sembra una piazzata classica da teatro classico dove Totò e Aveninchi bisticciano, insomma per dire, marito e moglie che bisticciano. Anche quella abbastanza comica, buffa, ma in realtà avviene che Titania lo lascia, dice non sono più tua moglie, ti lascio, e lui dice vieni qui, no, basta, mi hai stufato, me ne vado, mi hai messo troppe corna, lui dice ma anche tu mi hai messo le corna, vattene, e se ne va. Ora, se la interpreto superficialmente, è una scena da piazzata, ci divertiamo a prendere in giro le piazzate fra marito e moglie. Lui rimane lì. Cosa gli succede? Succede che dice mi vendicherò di te. Allora soffre. Sta soffrendo. Dice tu mi hai lasciato, beh, me la pagherai. Ora, o è cattivo e basta, però non ci aiuta e non ci dà soddisfazione. O si è incattivito con lei perché è successo qualcosa che lo ha punito dentro. Ed è un simbolo interessante il fatto che litighino apparentemente perché lui vuole un ragazzino rapito. Ci dice anche molto della loro crudeltà, hanno rapito un ragazzino, quindi che non vedrà mai più i genitori, un po' come Kensington Park di Peter Pan, no? Le fate, prendono i bambini. Lo vuole, e lei dice non te lo do. Vabbè, chi di voi conosce minimamente le cause di separazione sa cosa vuol dire sta roba. È dolore puro, è violenza di sentimenti, pura. Allora ecco che abbiamo Oberon, che è il re delle fate, degli elfi, tutte queste belle chiacchiere, che è un uomo che in quel momento sta subendo qualcosa dentro che lo fa semplicemente soffrire, incazzare, gli fa sentire la furia dinamica e sanguinante di un sentimento assurdo. E dice anche lui, ma che è sta roba che sto provando? Perché ci sta succedendo questo? Tutto il sogno di una notte d'estate avviene perché Oberon vuole rimettersi con Titania. E così, infatti, il lieto fine del bosco è quello, si rimetteranno insieme. Magari sono una coppia litigarella e ritorna tutto come prima. Ma allora, l'interesse per me è che Oberon, se è questo personaggio immortale e apparentemente... però non è impermeabile al dolore dell'amore e all'insensatezza di questo sentimento. Per cui Elena ha la fortuna di finire nelle sue tracce, finire nel sentiero dove Oberon è lì che predica per conto suo nel bosco e mostra le sue lacrime, che sono lacrime d'amore. E lui è pronto in quel momento per dire mi occuperò di te, ma da questo momento in poi voglio vedere da vicino che cosa succede nell'anima, negli occhi e nei corpi delle persone che quando sono innamorate perdono la testa. Allora si inventa questo giochetto di stregare i loro occhi. Ma che cos'è questa stregoneria? È sfrenare, toglie il freno interiore del desiderio. Ecco perché sono così carnali. Ecco perché sono sempre lì che nel momento in cui tu ami veramente una persona non ti trasformi in Petrarca. Mi dispiace. Magari dici le stesse parole, infatti parlano molto, no? Diventa un amore che con le parole è petrarchesco, ma perché si sprigiona non dalla mente che crea intrecci di parole, si sprigiona qua, questo crea le parole, no? È questo che vuoi quando ami,
e se ti tolgo il freno non ce n'è per nessuno, ragazzi. E essendo lui un dio pagano, che proviene quindi dai satiri, da Dioniso, e da Eros stesso, il fiore che mette negli occhi a queste persone è totalmente sfrenante. E poi va a vedere gli effetti, perché è curioso, anche lui dentro la sua testa ha la famosa domanda che si fa a Elena: chi sei? Cosa vuoi da noi? E li porta fino alle estreme conseguenze. Fino alle estreme conseguenze, che sappiamo benissimo quali sono: lo stupro e la morte. Beh, su queste... Ma tutto questo è una favola. Tutto questo è una favola. Cioè, se io volessi raccontare questo, andrei a cercare un testo di Edward Bond, per dire qualcuno degli anni 60 o di un contemporaneo di adesso, che ci mette in scena paro paro questo squallore o questa follia, no? No, è una favola, per cui io parlo di tutto questo, ma con la gioiosa leggerezza di chi sa che la vita è anche una favola. Ecco quindi che io mi racconto la storia della terribilità, del sentimento più terribile che conosciamo, ma me lo racconto come se fosse una favola. Allora a volte mi posso anche autoconvincere che la mia stessa vita può essere raccontata come se fosse una favola. E in questo ci vengono in aiuto i classici, così come altri classici, ma di un altro genere, che sono tipo Feydeau o Woody Allen, poeti naturalmente anche loro, straordinari, ci dicono che la vita è una giostrina, dove alla fine tutti amano tutti, c'è poco da soffrire, perché l'accompagnamento ideale o è la musica dei Boulevard di Feydeau o è lo swing di Woody Allen. Grazie Valerio, grazie Michele.